Oggi eccoci qui su Phasmophobia, con una intro napoletanizzata da Cristo, visto il tema del gioco. Mi sono riunito con tre miei amici palermitani su Discord. Entrateci, link in descrizione. E abbiamo dato la caccia ai fantasmi indovinandoli tra insulti e spaventi, finendo nel disagio più totale. Detto questo, non perdiamo tempo e iniziamo. Buona visione. Noi siamo professionisti dello scudo. No, piccio, allora ditemi che cosa c'è allora sul professionale, perché non l'ho mai fatto. Non ci sono i 5 minuti, ma e ci sono meno nascondigli. Oh, è spagnolo, Tricia Garcia. Vediamo. No, aspetta, fa vedere. Tricia Garcia. Chi risponde a tutti o persone sole? Deve scoprirlo. Perché non ci sa professionale? No. Ok, ragazzi, io ci sono. Dove siete, piccio? Allora, io vedo un africano qui. No, piccio, ma i nascondigli sono tutti bloccati, che cazzo vuol dire? È professionale, che ti aspetti? Ragazzi, uno che vada nel basement. Fate la foto dello. Oh, raga, fate troppo casino. Dov'è sta il bastardo? Piano di sopra, Enf, livello 2. Allora, io ho lasciato un MF dentro la cameretta dove c'era l'osso, perché là c'era una temperatura bassissima, ragazzi. Impronte. Allora mettete come prova. Ragazzi, quindi ci stanno impronte. E basta. Sì, guarda, sarà in pronta. Abbiamo qualche coglione che vada a mettere la camera, magari. Non ho messo la camera a terra. Utilissima. Io parlo col fantasma. Chi è questo qua che sta per entrare? Un coglione. Sto andando con la potenza di Gesù Cristo. Ah, boh, Sergio, andiamo insieme. Oh, portati sta camera, portati sta cosa. Oh. Salve, ha un momento per parlare, per discutere di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, sì, glielo lascio qui. Gesù Cristo. Tienilo in mano. No, come non si tiene in mano, si butta. Piccio, ha scritto nel libro. Ha scritto nel libro. O è demone, o è poltergeist, o è mulmi. No, demone già ci avrebbe attaccati. Prova a parlarvi. Chi è con me? Guarda, io me ne vado un attimo a fare una cacata. Ci vediamo fra 5 ore. Ragazzi, gli metto un po' di incenso, che dite? Allora, entriamo con Gesù. Tu stai con Gesù Cristo che va in prima linea. Io sto in retroguardia con l'incenso, pronto a purificare. Vabbè. Simo, vatti a prendere una pillola. Sei al 38 di sanità. Minchia. Perché fai la Naruto Run? Scusami. Anche io, guarda. Dai, invadiamo l'area 51, ragazzi. Ma come funziona il microfono? Allora, il microfono funziona, che lo colleghi al computer e ti sente. Ma ti diceva affanculo. Ho purificato l'area, ragazzi. Ho appena esorcizzato tutto. Piccio, ascoltate, fidatevi di me. Mettetevi tutti in un angolo con la luce spenta e guardate il muro, così il fantasma non vi incula. Non lasciatemi da solo dentro, pezzi di me. Vi conviene mettervi faccia al muro? Chiudete la porta? Chiudi. Torcia spenta, vi dico io appena c'è. Io mi metto da lapi. Mi metto al punto del. No, vai via. Uno di noi morirà. Non per forza. Se guardiamo il muro, no. Perché? Non lo so, Sergio, non lo so, mi sto sto soltanto che allora. Sta sparando delle cazzate per di farci restare. No, queste sono serie. Cuore, via. Tutti faccia al muro. Sta venendo qua, ragazzi. Ci siamo fottuti. Finito? Zitti, no. C'è ancora. Non ci trovo, è fallito. Accendete la luce. Se non si fa fallire, ha finito. Okay, chi è il primo che esce? Io, addio, ragazzi. Sergio, vai a vedere se la porta si apre. No, vabbè. Non correre. La torcia non flickera, picciò. Si apre la porta. Non mi fa uscire. Legate anche a me. Meno a me. Sta cacciando. È morto. Ma perché tra tutti a me? Ammazza me sto stronzo! Gioco buggato di me! Sono incolato, sei già uscito! Fategli la foto, ti peggatelo! Ma perché non mi faceva uscire? Si era buggata ma stava attaccando! Che gioco di merda, ragazzi, che gioco di merda! Fatto con la sanità, guardate la nostra sanità! C'ho 4. Mettete poltergeist, in teoria poltergeist, andiamocene! Mettete tutti poltergeist! Gioco di merda! Vediamo chi è? Era poltergeist! Giusto! Ma poi tra tutti sempre a me inculano, affanculo! Abbiamo 2 minuti e mezzo! Non entrate perché sennò si attiva il timer! Allora, io ho preso termometro, MF e torcia. Bene, io entro. No, fermo. Già entrato, mi dispiace. Risponde alla persona sole, Benjamin Lancaster. Lancaster, la guerra delle due rose. Hello, how are you? I'm Pietro. Hello, my friend. Hello. Oh! Cosa? Oh, MF2. Dove? Bagno, cesso. Ale, a fantasma. No, questo è il basement enorme. Di qualcosa. Ma, il generatore. Ma hai aperto tu il coso? È in bagno, piccio, è in bagno. Aperto il lavandino, fate la foto al lavandino. Pensaci tu, sono troppo pigro. Evita che il fantasma. Purifica l'aria nei pressi del fantasma con l'incenso. Vabbè, io penso alla quest. Ma nessuno ha controllato impronte nel lavandino, ragazzi. Eh no, perché siamo tutti già io. No, non ce ne stanno, ragazzi, non ce ne stanno. Come ho detto, io me ne torno. Addio. Beh, già Sergio è morto una volta. Oh, mi avete fottuto tutte le telecamere, ragazzi. Sono io il content creator qua, scusatemi. Ma tutta sta mania di protagonismo. A
messi per una giusta causa fino a... Ma affarinco! Magari ti togli però. Salve, siamo della D'Urso. Vorrei farle un'intervista. Sergio, sei un coglione. Ho fatto saltare in aria. Oh, la bambola voodoo. Di nuovo. Nascondetevi. Sto usando la bambola voodoo. Nascondetevi. Ok, io sono entrato dentro casa. Sono entrato dentro casa. Ok, siete tutti fuori, vero? No. Dai, dimmi la verità che me la uso da solo, tranquillo. No, no, siamo dentro casa. Io sono dentro casa. Ma ti pare che è dentro casa? Lo so che non è dentro. No, piccio, perché sento passi. Se non è su di voi, già so chi è il fantasma. È il fantasma. Ok. Sta attaccando cuore. Lo vedo. Sta salendo le scale. A5, MF5, MF5. Ah, bello. Ho messo la camisola del MF, si vede perfetto. A Brandon Lancaster. Mi vuoi uccidere? Potrei capirlo, eh. C'è una spina. Cristo! Ma vaffanculo! Ma si fa così! Nell'orecchio destro mi ha ditato quel bastardo! Già lo so cosa vuol dire quel verso. Vuol dire che il mio crocifisso mi ha salvato il culo. Sergio, però devi andare dove è il bagno, nella stanza dove c'è il fantasma. Se vuoi, no, ma mi incula, fra. Ti accompagno il crocifisso. Vai, vado prima io. Bravo, in prima linea con il nostro signore Gesù Cristo. Benjamin Lancaster, quanti anni hai? No, picciò, ha scritto nel libro, ha scritto. Perfetto, io me ne uscirei. Io pure. Ci vuoi in questa casa? Allora, se fa la caccia e non c'è nel coso, vuol dire che è il mining. Piccio, temperatura di congelamento c'è. È ombra. Ecco perché non ci attaccava. Bastardo. Per la potenza di Gesù Cristo. Perché si è riaperto? Gesù Cristo è con noi. Anche il termometro. Minchia, chiatta fantasmi seri che siamo. Che coglione. Ghostbusters. Da 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 da